Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Belluno Economia. Globalizzazione e trasformazione tecnologica stanno ridisegnando la geografia economica internazionale, ampliando le disuguaglianze territoriali tra le aree che trainano lo sviluppo, attraendo competenze e innovazione ed altre soggette a processi di deindustrializzazione e declino economico. Quali sono dunque i fattori sui quali puntare per rilanciare la crescita economica e sociale dei luoghi nel mondo del XXI secolo? Questo è uno dei temi affrontati in un apposito webinar proposto da Confindustria Belluno Dolomiti con il professor Gianmarco Ottaviano. Sentiamo. Il quadro generale in cui si inserisce ovviamente la dinamica di realtà come quella di Belluno è appunto un quadro in cui un'integrazione internazionale che, nonostante ovviamente l'ultimo periodo di maggiore difficoltà nelle interazioni internazionali, insomma un fenomeno di integrazione di mercati che mette in competizione imprese tra loro che prima di tutti questi sviluppi degli ultimi decenni non si ritenevano effettivamente competitori uno dell'altro. Ed è un fenomeno che piuttosto evidente, si riscontra in analisi su dataset a livello di impresa, quindi parliamo non di case studies, ma di studi che guardano a milioni di imprese in giro per il mondo, si riscontra appunto questa divergenza tra nelle sorti di imprese, quelle più competitive che riescono a sfruttare i mercati più grandi, insomma, mercati internazionali e globali, e direi che ci sono imprese di questo tipo assolutamente nella realtà del bellunese, e imprese invece che rimangono confinate nel mercato domestico dove subiscono la competizione internazionale. Quindi c'è questa divaricazione tra imprese che potremmo chiamare vincenti e imprese invece che potremmo chiamare vinte o perdenti. E questo comporta chiaramente una crisi di alcune imprese. C'è un secondo piano, che le imprese non vivono in un posto astratto o comunque in un luogo dove sono tutte lì, ma vivono in territori e sono radicate in territori. Per cui questa divaricazione delle sorti delle imprese diventa anche una divaricazione delle sorti dei territori. E quindi questo momento, che è una sfida direi che ha accelerato il suo corso alla fine del secolo scorso, ma ancora di più dalla crisi economica in poi, è una dinamica appunto di separazione tra quelle che potremmo, almeno che io ho chiamato a un certo punto, territori valle e territori collina, questo per riprendere una metafora di Londra, dove Notting Hill è il posto, diciamo, che va bene, dove ci sono tutte le persone che fanno cose interessanti, o il posto dove vogliono stare le persone che fanno cose interessanti, e così lungo la storia, e Notting Vale, che invece è la valle dove purtroppo le cose non sono mai andate bene. Quindi l'idea è di sviluppare e di applicare in modo un po' più concreto questa metafora di divaricazione fra valle e collina, e cioè di divaricazione tra le sorti di territori, di imprese dentro i territori. Un aspetto è la questione del non solo ci sono imprese, non solo ci sono i territori, ma ci sono le persone, e queste persone sempre di più possono scegliere dove andare a sviluppare i loro talenti, o semplicemente in alcuni casi meno fortunati, dove cercare di avere una qualità di vita quantomeno accettabile. E questo fa parte di questa competizione tra territori che da un lato devono trattenere, se ne hanno, eccellenze in termini di imprese, attrarne nuove, quindi magari gli investimenti di cui abbiamo parlato, e dall'altro però al tempo stesso devono trattenere le proprie risorse umane, le proprie persone, magari attrarne da fuori. E questo è qualcosa che finora ha premiato le città, soprattutto le città più dinamiche. Non tutte le città sono dinamiche, però in Italia ce ne sono, per esempio la città in cui vivo, adesso a parte questa parentesi pandemica che ha fatto un po' male, soprattutto le città più grandi, la città di Milano che ha una naturale vocazione a diventare hub soprattutto
Non dal punto di vista manifatturiero, che ormai non è più la vocazione di una città come Milano, ma dal punto di vista dei servizi, del design. Però ci sono anche aree che sono molto dinamiche, o lo sono state finora, e direi che il Bellunese è una di queste, in cui, in un certo senso, come dicono gli inglesi, in realtà che hanno combattuto sul ring al di sopra del loro peso. Cioè, gli inglesi con questo vogliono dire to punch above their weight, cioè che sono state in grado di essere competitive al di là della loro effettiva massa critica. E questo è sicuramente qualcosa che nel Bellunese è avvenuto e ancora avviene. La sfida è quella di continuare nel futuro in questa direzione, e anticiperei che la questione dell'attrattività delle risorse umane, dei talenti, ma anche del trattenimento di quelli che già ci sono, soprattutto in un'ottica di ricambio generazionale, è forse una delle sfide più importanti. Abbiamo invitato il professor Ottaviano per rafforzare un messaggio che stiamo cercando di far passare da tempo, soprattutto rispetto ai nostri interlocutori politici. Dobbiamo renderci conto che la provincia di Belluno, come altri territori, in particolare montani, si trova ad un bivio, è un bivio direi fondamentale. Utilizzando una metafora dello stesso professore, direi che il Belluno si trova sospeso tra l'essere collina o essere valle, ovvero essere un territorio che sa attrarre innovazione e competenze, quindi proseguire nella strada della crescita economica, oppure imboccare la strada del declino, che spesso, come dire, è accompagnato da fenomeni di deindustrializzazione. Essere attrattivi vuol dire innanzitutto avere infrastrutture all'altezza, quindi collegamenti sia fisici che virtuali, ma anche avere sul territorio un ecosistema favorevole all'innovazione, quindi saper inserirsi nei grandi circuiti della ricerca applicata e dello sviluppo delle competenze. Abbiamo concluso anche per oggi questa nostra puntata. Arrivederci alla prossima settimana.